What's up, poor people? Welcome back to TG Poro, the only format on YouTube Italy where we talk about video games and we also have Memini in HD, true Italian style, very good, mamma mia! Siete in molti a chiedermi quale sia il capitolo perfetto per avvicinarsi alla serie di Zelda. Breath of the Wild ha rappresentato una sorta di apripista per molti giocatori che si sono approcciati per la prima volta al brand con il titolo uscito nel 2017. Ci sono però due piccolissimi problemi. Il primo è che, nonostante i 35 anni di storia che si porta alle spalle, Breath of the Wild è il meno Zelda di tutti gli Zelda e differisce profondamente da tutto quello che c'è stato prima. L'impatto con il passato della serie può essere spiazzante e in più, secondo problema, bisogna sapere dove andare a cercare perché non esiste una console che consenta di recuperare tutti gli episodi della saga. Quindi ho pensato di fare questo video guida per indicarvi quello che secondo me è il percorso ideale per approcciarsi alla serie di The Legend of Zelda, partendo sì dai capitoli fondamentali, ma cercando di rimanere quanto più possibile sulle console uscite nelle ultime generazioni. Vi aspetto nei commenti per sapere qual è stato il vostro percorso nei confronti della serie, o se magari c'è qualche capitolo che avete intenzione di recuperare ma ancora non avete avuto la possibilità di provare. Se il video vi torna utile o semplicemente vi piace, fatemelo sapere con un like, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti i social. Oltre che ovviamente donandomi un caffè virtuale su Ko-fi, così non mi addormento. Iniziamo! Prima di iniziare una piccola premessa, esiste sì una timeline che collega tutti gli episodi, ma sono pochissimi i seguiti diretti. L'ordine in cui Nintendo ha riposizionato i vari episodi non influisce assolutamente sulla godibilità dell'esperienza complessiva. La storia di ogni gioco alla fine segue sempre lo stesso canovaccio. Una leggenda che vede come protagonista un giovane eroe che si risveglia da un sonno profondo e va incontro al suo destino, che è quello di salvare la principessa Zelda e la terra di Hyrule da Ganon, il signore del male. Quello che conta veramente è che possiamo dividere gli episodi in due macro categorie, i giochi in 2D e in 3D. Si tratta di due approcci profondamente diversi al game design e sebbene i due stili condividano molti tratti in comune, sono esperienze ludiche che incontrano gusti differenti. Ciò non significa però che non possano essere portati avanti in parallelo. Partiamo quindi prima dai capitoli in due dimensioni e in questo caso la scelta è semplicissima. Si inizia con A Link to the Past. Il terzo gioco in ordine cronologico di uscita è forse uno dei videogiochi più importanti di tutti i tempi. Rispetto al capostipite, troppo punitivo e dispersivo, e al goffo di Adventure of Link, che integrava con scarso successo delle meccaniche da JRPG, A Link to the Past rivoluziona completamente la sua formula ludica, imponendo un nuovo standard per gli action adventure. Grazie alla potenza del Super Nintendo, il team capitanato da Miyamoto poté dare forma alla sua fantasia, confezionando un titolo che ancora oggi è un piacere da giocare, un incanto da guardare e coinvolgente da ascoltare. Tutto quello che troverete in A Link to the Past sarà riutilizzato in un modo o nell'altro nei successivi capitoli. Gli strumenti dell'inventario, la conformazione della mappa di Hyrule, la struttura dei dungeon, la presenza di un mondo alternativo di gioco e così via. Non lasciatevi spaventare dalla dispersività di alcuni passaggi, al massimo ricorrete all'utilizzo di una guida, ma non privatevi della possibilità di provare un capolavoro senza tempo. Ancora più importante è che lo si può recuperare all'interno del catalogo dei giochi offerti con il servizio del Nintendo Switch Online, il che lo rende ancora di più il punto perfetto di partenza. Rimanendo su Switch e questa impostazione di gameplay, passate poi a Link's Awakening, nel suo remake sviluppato da Grezzo e pubblicato nel 2019. Stile grafico a parte e qualche piccola miglioria e variazione, Link's Awakening è un remake fedelissimo del gioco apparso su Game Boy. Si nota tantissimo che non solo fu sviluppato da gran parte del team responsabile di A Link to the Past, ma che il progetto nacque proprio dal tentativo di riportare il capolavoro del Super Nintendo sulla piccola console portatile. Oggi, libero dalle limitazioni tecniche dell'epoca, Link's Awakening si conferma come un titolo semplice, immediato e consigliato per iniziare. Passiamo al 3DS, la seconda delle tre console che ci torneranno utili in questo viaggio. Rimaniamo però sempre dalle parti di A Link to the Past, perché è il turno di A Link Between Worlds. Nato inizialmente come remake del gioco SNES e poi trasformatosi in una sorta di seguito spirituale, provare A Link Between Worlds è come ritrovarsi di fronte allo stesso gioco, ma ripensato secondo dei canoni di game design molto più moderni. Non vi dico nulla di più, perché secondo me è uno di quei giochi che va scoperto passo
dopo passo, ma pensate solo che in questo capitolo per la prima volta si realizza con estrema efficacia quell'approccio non lineare alla progressione di gioco che poi sarà la base di Breath of the Wild. Sfruttiamo anche la Wii U e la sua Virtual Console per recuperare Minish Cap, uscito originariamente su GBA. Non si tratta di un capitolo fondamentale, ma mette in luce la creatività che c'è dietro la serie e come, da premesse ormai familiari, si può comunque giungere a un risultato finale ben diverso da quello a cui siamo abituati. Un'avventura molto più raccolta, facile da completare, ma tremendamente colorata e divertente da giocare dall'inizio alla fine. Se vogliamo, un altro entry point perfetto. È il turno ora degli Zelda in tre dimensioni e qui, in questo caso, vi suggerisco di seguire l'ordine di pubblicazione, perché ogni episodio ha sempre fatto tesoro di quanto sperimentato nei capitoli precedenti. Ma anche in questo caso bisogna ragionare sulla scelta delle console. Si inizia quindi da Ocarina of Time, che se vogliamo è l'equivalente in tre dimensioni di A Link to the Past. Tutte le rivoluzioni apportate in Ocarina sono sopravvissute in un modo o nell'altro nei suoi successori, ma qui la storia è un po' più complicata rispetto al capitolo per Super Nintendo. Ocarina of Time, come tutti i titoli seminali che hanno aperto le porte alle tre dimensioni, non è invecchiato nel migliore dei modi, e qui si apre una doppia strada. Se siete dei puristi del retro gaming, potete recuperare la versione Nintendo 64 apparsa sulla Virtual Console della Wii U. Se invece volete giocare ad una versione decisamente più al passo con i tempi, c'è il remake per 3D. Sempre ad opera di grezzo, rifacimento straconsigliato. Situazione leggermente diversa per Majora's Mask, un titolo che io personalmente adoro, ma che presenta delle meccaniche di gioco che potrebbero risultare indigeste a molti giocatori. Il loop temporale su cui è basato il gameplay di Majora's Mask è una peculiarità molto polarizzante. Per me lo rende un gioco immenso, il mio preferito della serie, per altri un titolo troppo limitato e limitante. Concettualmente è un seguito di Ocarina of Time, ma a tratti sembra più una cupa rivisitazione della Hyrule di Ocarina, tanto nelle atmosfere quanto nel gameplay vero e proprio. Molti ritengono che il remake apparso su 3DS semplifichi troppo l'esperienza originale, che volendo può essere recuperata sempre sulla Virtual Console di Wii U. A mio avviso, per i neofiti della serie, è molto più accessibile e godibile il remake per console portatile. Arrivati a questo punto, il passaggio obbligatorio è quello di approdare su Wii U e divorare le versioni in HD di Wind Waker e Twilight Princess. Due giochi agli antipodi, ma ugualmente affascinanti. Wind Waker è una vera e propria gioia per gli occhi e sposta la classica formula di Zelda ancora di più verso l'esplorazione. I lunghi viaggi in barca occuperanno gran parte dell'avventura e sebbene per i canoni odierni l'overworld oceanico risulti eccessivamente vuoto, ancora oggi salpare per i mari di Wind Waker scrutando l'orizzonte è un'emozione senza pari. Dalla parte opposta poi abbiamo Twilight Princess, gioco molto più crepuscolare, dai toni dark e maturi, ispirati palesemente al fantasy del Signore degli Anelli. Questo capitolo è in un certo senso più lineare dei suoi predecessori e presta maggiore attenzione all'aspetto narrativo dell'esperienza, ponendo ad esempio grande enfasi sulle scene di intermezzo e la loro regia. Proprio come Wind Waker, anche Twilight Princess è considerato come uno dei migliori della serie, qui però si scende nel campo dei gusti personali. Io non posso far altro che consigliarvi entrambi. Giocati tutti questi capitoli ormai avrete un'idea molto precisa di cosa ha da offrire la serie di Zelda e quindi, se ancora non ne avete avuto abbastanza, potete recuperare anche i titoli più particolari o magari quelli meno riusciti. Se avete amato Wind Waker è quasi d'obbligo provare i suoi seguiti diretti, ovvero Phantom Hourglass e Spirit Tracks, anche se purtroppo, in particolare il secondo, presentano dei difetti di gameplay non da poco. Sono usciti sì per DS, ma ormai sono diventati abbastanza rari. Niente paura però, potete recuperarli entrambi sulla Virtual Console della Wii U. Da qui poi potete avventurarvi sulla doppia avventura speculare degli Oracles, che però presenta tutti i limiti tecnici del Game Boy Color. Trovate entrambi i capitoli sulla Virtual Console del 3DS e arrivati fino in fondo, se proprio siete insaziabili, provate gli albori della serie tramite Nintendo Switch Online oppure il capitolo pensato per il multiplayer, Triforce Heroes, disponibile su 3DS. Insomma, tutto questo per dire, tenetevi Skyward Sword per ultimo, anche se temo diventerà il secondo Zelda per molti neofiti della serie.
possiamo sempre sperare poi che Nintendo si svegli e decida di rilasciare un qualche tipo di collection su Switch, rendendo molto più semplice tutto il processo di recupero dei vari pezzi che compongono la leggenda di Zelda. Spero in ogni caso che questo video vi sia tornato utile per avere un'infarinatura generale su quale sia il punto più adatto per voi per scoprire la serie. Vi aspetto nei commenti per sapere se avete già intrapreso questo percorso o se magari avete intenzione di iniziarlo a breve, magari seguendo un altro ordine. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono The Legend of Poro, Michele of the Wild, ciao! Mamma mia!